La provinciale Tranicorato, conosciuta da molti come Strada della Morte, recentemente tornata sulle pagine di cronaca a causa della sua pericolosità, è passata al vaglio dei dirigenti della provincia di Barletta Andrea Trani, che nelle ultime ore hanno approvato un piano di riqualificazione del manto stradale, che comunque non resta l'unica ragione delle numerose vittime della strada, se consideriamo l'alta velocità con cui è percorsa. Il progetto è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche di prossima approvazione della provincia ed è candidato ad un bando ministeriale. Circa 9 dei 10 chilometri che compongono questo lungo rettilineo sono infatti dal 2009 sotto la competenza della provincia BAT, dove prende il nome di strada provinciale 12. Il tratto restante, lungo poco più di un chilometro, indicato con la dicitura strada provinciale 238, è invece ancora in capo alla città metropolitana. La somma indicata nel piano triennale delle opere, poco più di 400.000 euro, esigua per intervenire lungo tutto il tratto, verrà utilizzata per intervenire nei punti più critici. Il rifacimento dell'asfalto, auspicando tempi celeri, contribuirà ad elevare il livello di sicurezza della strada. Nel breve tratto di competenza della città metropolitana, a ridosso dello svincolo percorato, il manto stradale non è in condizioni disastrose. Il problema è rappresentato dall'impianto di illuminazione, molto spesso completamente spento. Anche da questo punto di vista si attende una risposta da parte dell'ente. D'altronde, 16 morti negli ultimi 16 anni fanno senza dubbio della Tranicorato una delle strade più pericolose del territorio.